Damiano Caltagirone, il figlio di Isabella Biagini, torna nel salotto televisivo di Domenica Live da Barbara D'Urso per parlare della madre e della causa della morte. Alcune domeniche fa l'uomo proprio nel programma condotto con grande successo da Carmelita su Canale 5, ha raccontato la sua storia. Il figlio segreto di Isabella Biagini, scomparsa ad aprile 2018, ha raccontato che a tenerli lontano è stata la famiglia dell'attrice, una famiglia di costruttori molto importante. Ecco le parole dell'uomo: Stefano è un nome fittizio, era un suo volere. La mia famiglia è molto importante, io sono stato perfino minacciato. L'unica persona rimasta nella mia vita è mia zia Paola, sto cercando di mettermi un contratto con lei. Ho conosciuto mia madre quando aveva 30 anni. Lei sapeva perfettamente che io esistevo. Esiste un test del DNA che lo prova e che lei aveva in cassaforte a casa. Subito dopo l'incendio, siamo entrati in casa rompendo i sigilli per prendere questi documenti. Damiano ha nuovamente confermato che la madre era a conoscenza della sua esistenza. Isabella Biagini e il figlio segreto. Lei sapeva perfettamente che io c'ero, ma c'erano accordi pregressi con la famiglia di mio padre. Vengo da un'importante famiglia di costruttori. Ci sono dei documenti che testimoniano il mio legame con Isabella, compreso il test del DNA. Con queste parole Damiano Caltagirone ha raccontato la sua storia durante una puntata del contenitore Domenica Live condotto da Barbara D'Urso. L'uomo è il figlio segreto dell'attrice ed imitatrice scomparsa all'età di 74 anni lo scorso aprile. I due si sono anche incontrati, un incontro che l'uomo ricorda con grande commozione. Ci siamo incontrati dal parrucchiere per la prima volta, rivela Damiano, che racconta come la famiglia dell'attrice le fece credere che fosse morto per evitare lo scandalo. Le fecero credere che aveva abortito, e invece io ero vivo. Lei era già sposata e mio padre anche. Per non provocare uno scandalo, è stato coperto tutto, ha raccontato l'uomo. La Biagini ha scoperto dell'esistenza del figlio solo 30 anni dopo, mio zio Gaetano mi portò da lei e le raccontò la verità. Lei scoppiò a piangere disperata e da quel giorno non ci siamo più lasciati. Sono passati 37 anni. Damiano, figlio di Isabella Biagini, mia madre non morta di cancro. A far discutere però sono le parole di Damiano, figlio segreto di Isabella Biagini, che a Domenica Live ha dichiarato a gran voce che la madre non è morta per un tumore. Mia madre non è morta di cancro. Era a casa mia e lo avrei saputo. Era ricoverata a Villa Sandra, ha detto l'uomo, che ha richiesto la riesumazione del cadavere per procedere con delle analisi. Sto chiedendo di fare delle indagini, ho delle cartelle a casa che dimostrano che non era malata di cancro, non aveva markers tumorali alti, precisa l'uomo, il cui prossimo obiettivo è proprio quello di riesumare il corpo dell'attrice. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.